Presidente, siamo oggi qui riuniti in occasione del taglio del nastro e l'inaugurazione del Cadaver Lab di Neuromed, un'ulteriore eccellenza per insomma, il vostro istituto. Ma nell'ambito della ricerca e anche, credo, della didattica è fondamentale questa nuova iniziativa. Significa dare la possibilità ai giovani ricercatori, ai giovani studenti di esercitarsi in maniera sicuramente più attentibile, quindi è un passo avanti che poi va a beneficio dell'utenza, a beneficio del cittadino. Dei corsi appunto che si prevede potranno attirare l'attenzione anche di specializzandi esteri. Soprattutto abbiamo già avuto tantissime richieste, tenga conto che Cadaver Lab in Italia funzionanti ce ne sono solo 3. È poco diffusa ancora nel paese la pratica di donare il proprio corpo ai fini scientifici, quindi ci auguriamo che ci sia una maggiore sensibilità. C'è una resistenza che io immagino, insomma, mi sembra anche normale, a volte anche parlarne fa un certo effetto. Però è un atto di straordinaria generosità invece, perché mette nella condizione di poter affrontare delle pratiche chirurgiche che altrimenti non sarebbe possibile fare. Insomma, tenga conto che fino a poco tempo fa questo tipo di esercitazioni, anzi ancora oggi, si fanno su manichini. Puoi immaginare che differenza ci sia.